Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi, il 4 ottobre 2018, parliamo del capitolo 920 di One Piece, anche questo capitolo bomba come il precedente, e devo dire che mi è piaciuto abbastanza. Mi scoccia dirlo, ma perché magari dopo passo per quello un pochettino arrogante, supponente, ma questa volta ci avevo preso abbastanza. Ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, però se conoscete un pochettino One Piece, è un pochettino come ragiona Oda, era abbastanza prevedibile come sarebbe andato, in parte almeno, questo capitolo. Poi ovviamente Oda, come sempre, è geniale nel trollarci, tra virgolette, e nel mettere proprio in questo capitolo, dove ci dà alcune spiegazioni, allo stesso tempo ci mette tanti altri punti di domanda, di modo che noi scopriamo un 20% e poi ne esce fuori un altro 40% che invece non conosciamo. Comunque, capitolo in questione dedicato alla figura in particolare di Oden, e diciamo a tutto quello che è stato il passaggio temporale tra 20 anni fa, ovvero il suo assassinio, e poi quello che è appunto il presente. Allora, innanzitutto, diciamo che Oda ha sempre più o meno gli stessi schemi, non sempre uguali, ma ha dei modelli che usa, diciamo, di frequente. Questo non è un male, e io a mia volta, quando commento One Piece, certe volte ripeto un po' le stesse cose, ma perché è giusto dirle. In particolare, come poteva essere un personaggio come Oden che attira la simpatia di Barbabianca prima e Gold Roger poi? Sappiamo bene quanto è stato duro il viaggio che Roger e i suoi hanno dovuto affrontare, sappiamo bene le difficoltà che si trovano nel nuovo mondo, quindi non poteva non essere Oden, Kozuki Oden, un grande guerriero. Un grande guerriero viene descritto come un coraggioso, anche questo già lo sapevamo dal tipo anche di torture che ha subito prima di morire, e insomma un guerriero forte, anche una testa calda sicuramente, ma per andare d'accordo con Roger non poteva essere diversamente. Roger non è che fosse un buon samaritano e basta, era sicuramente anche un, diciamo, un furbo, tra virgolette, un personaggio abbastanza sopra le righe per tanti aspetti, no? Un po' il classico pirata, tra virgolette, anche un po' sbruffone. Quindi uno come Oden, per come è stato dipinto in questo capitolo, direi che si incastrava personalmente molto bene con il resto della ciurma di Gold Roger. Quindi scopriamo innanzitutto come Oden è diventato Daimyo, cioè signore feudale di Kuri, che era appunto un territorio senza legge, nonostante lui fosse comunque il figlio del vecchio Shogun, quindi avesse tutti i titoli di diritto, magari per essere, tra virgolette, il classico figlio di papà o quello che magari non si vuole sporcare le mani e che quindi prende il potere solamente per discendenza. Invece no, Oden personalmente si è sporcato le mani, ha combattuto, ha fatto tutta una serie di cose, insomma, ha avuto una vita anche abbastanza interessante prima di partire da Wano, quindi non è uno che, diciamo, ha vissuto sotto una campana di vetro per tanti anni e poi, diciamo, ha aperto gli occhi, ha spalancato gli occhi di fronte alla grandezza del mondo. È sempre stato di indole un tipo abbastanza ribelle, e questa cosa direi che ci sta alla perfezione. Scopriamo che per pacificare questo regno ha sconfitto un certo Ashura Doji, un personaggio che vediamo, appunto, abbiamo visto abbastanza grosso, mi ha ricordato un pochettino Urashima, il lottatore di sumo, proprio come fattezze. Quindi un personaggio che io credo che potremmo rivedere, sono passati 20 anni, quindi sicuramente invecchiato, ma potrebbe benissimo essere vivo. Quindi questo Ashura Doji che magari a suo tempo tramò insieme appunto a Orochi per spodestare Oden. Tra l'altro, ecco, sono molto curioso a questo punto di conoscere anche un po' il flashback e il passato non solo di Oden, ma soprattutto di Orochi, perché ecco, per arrivare a fare quello che ha fatto lui, sicuramente un personaggio piuttosto interessante. Scopriamo questa cosa, quindi di come Oden, diciamo, ha ottenuto il titolo di Daimyo. E poi, ecco, la parte sicuramente più densa del capitolo è quella dove si parla, diciamo, del cosiddetto flash, quindi salto temporale. Allora, è questa la parte dove, diciamo, avevo preso le mie previsioni. Se vi ricordate, nello scorso video avevo detto, a questo punto, visto che ora effettivamente il discorso temporale, che fino a 2 settimane fa sembrava a tutti noi, me compreso, diciamo quasi impossibile,
Dopo lo scorso capitolo era chiaro che il salto temporale fosse vero, ho detto l'unica cosa sensata a questo punto che ci può essere è un frutto. Basta, niente, molto semplice, molto papale, l'avevo detto così e così è stato, nel senso, pensare che magari c'era una barriera spazio-temporale, il fatto che in tutta Wano il tempo scorresse diversamente, queste erano proprio teorie, secondo me, fuori da ogni logica, anche per One Piece. Mentre il frutto ci sta, sicuramente uno dei frutti più forti e più particolari, però ci sta, ecco, abbiamo visto il frutto di Blue Enel che consente appunto di entrare in dimensioni parallele, ovviamente un frutto molto più ridotto come portata, come capacità, ma sicuramente è un frutto in qualche modo simile. Questo frutto qui, appunto, del tempo, non c'è stato ben specificato che tipo di frutto è, c'è specificato però che lo ha mangiato, lo aveva appunto la moglie di Oden, quindi la mamma di Momonosuke, e anche questa è una cosa che avevo detto, perché non ero appunto sicuro che fosse stato Oden, ma probabilmente sua moglie, o comunque una persona legata a questa storia dei nuovi foderi rossi, o comunque alla famiglia Kozuki. Quindi si scopre la cosa, diciamo, più logica era appunto che questo frutto l'avesse la madre. Ci sono però delle cose comunque che non tornano. Allora, questo personaggio, appunto, Kozuki Toki, cioè la moglie, viene dal passato, non si sa bene dove, ovvero non si sa bene da quando viene. E ecco, un'altra cosa che avevo detto, e che poi parlando anche con un po' di gente per strada, magari mi capita ogni tanto uscendo di incontrare qualcuno che conosco, si parla un po' di One Piece, è una cosa che mi ricordo avevo parlato con un ragazzo qualche giorno fa, avevo proprio detto che secondo me questa cosa del frutto temporale consentiva di viaggiare solo nel futuro. Mi ricordo che questo ragazzo mi aveva detto, insomma, che secondo lui invece era più logico tornare indietro nel passato, ma Oda è stato molto bravo qui a mettere le mani avanti, a specificare bene che non è possibile tornare indietro, perché in quel caso secondo me si sarebbe rovinato praticamente tutto, cioè un frutto che ti permette magari di tornare al secolo buio, magari a quando Roger era vivo, e quindi che ci avrebbe permesso a noi lettori magari di rivedere Roger o situazioni vecchie, secondo me sarebbe stata proprio la morte di One Piece. Invece andare nel futuro ti impedisce di vedere il te stesso appunto di tot anni dopo, a differenza di chi viaggia nel passato come appunto Trunks in Dragon Ball, che ritrova se stesso da piccolo. Se tu viaggi nel futuro non ritrovi il te stesso, diciamo, vecchio, perché è la dimensione proprio che si sposta in avanti. Quindi scelta azzeccatissima da parte di Oda, limite perfettamente coerente secondo me con la trama e anche un pochettino con le logiche di un manga come One Piece, quindi frutto che ti permette di viaggiare solo in avanti. E ci sono delle cose però comunque che non tornano, ad esempio la sorellina di Momonosuke, appunto, che mi sembra si chiami Iori, ecco, mi sono segnato il nome. Come mai la mamma decide di affidare Momonosuke a chi lo ha affidato, appunto, quindi Kanjuro, Kinemon, Raizo e Kiku, perché mi sembrano effettivamente loro quattro i personaggi. Poi c'è un altro personaggio che si vede con il cappello, che però, ecco, a me sembrerebbe potrebbe essere la stessa Okiku, perché come dimensioni non è molto più piccola di Kinemon, Kanjuro, eccetera, quindi come dimensioni più o meno sono lì, e potrebbe starci che sia semplicemente lei. C'è già chi pensa che sia un altro samurai misterioso, io credo che sia Kiku. E, ecco, che senso avrebbe se il viaggio appunto della mamma appunto di Toki è finito, quando dice vi affido Momonosuke, che il mio tempo è finito, quindi dalle parole sembrerebbe che lei sia morta in quel momento, ma che senso avrebbe portarsi dietro con sé la bambina, oppure diciamo lasciare la bambina nel futuro da sola, una ragazzina ancora più piccola in difesa di Momonosuke. Quindi capite che ci sono un po' di cose che non tornano. La cosa che viene più spontaneo pensare è che la stessa Kiku magari non sia morta lì per lì e che quindi sia teletrasportata da un'altra parte insieme alla figlia. Figlia che a questo punto potremo rivedere proprio nella saga di Wano, e poi qui ovviamente fatemi sapere voi cosa ne pensate, se rivedremo figlia e madre e quale ruolo potranno avere. Ho già letto teorie in giro che addirittura vorrebbero che Kiku appunto sia Im, cose assurde secondo me in questo momento, perché non abbiamo alcun elemento per dire una cosa del genere. Tra l'altro Im-sama appunto io credo che sia lì da parecchi anni, lei 20 anni fa stava a Wano, quindi non penso che le cose siano compatibili. Comunque
Fatemi sapere un po' cosa ne pensate e vediamo qualcosa in più del flashback. Tra l'altro, ecco, una cosa interessante che abbiamo visto, le sagome dei, dei comandanti di Kaido, che assomigliano, gli altri due, a parte Jack, assomigliano un pochettino a Pika con queste armature molto, diciamo, molto virili. Non sembra esserci una donna tra, diciamo, i sottoposti più forti di Kaido, almeno da queste immagini. Comunque staremo a vedere. Ecco, un'altra cosa molto tipica di questo capitolo e tipica di One Piece, che riguarda proprio Oden, è un pochettino il ruolo che questo personaggio ha avuto, cioè praticamente arrivando in questa terra, in Kuri, appunto lui ha fatto un pochettino quello che Fisher Tiger ha fatto nei bassi fondi, diciamo, del paese degli uomini pesce, no? Quindi questi personaggi che hanno abbastanza cose in comune. Poi il discorso per quanto riguarda Cane Tempesta e Gatto Vipera, che ci vengono mostrati come dei cuccioli, dei bambini, mi ha lasciato un pochettino sorpreso, nel senso che per loro il tempo sembra essere effettivamente passato, cioè sembrano essere trascorsi molti anni, sembrano invecchiati parecchio rispetto a quando erano, diciamo, effettivamente il tempo per loro è passato. Comunque sembra essere più di quanto, non so quanto vivono i Mink, magari Oda fornirà una spiegazione anche su questo, magari nelle SBS. Comunque, per quanto riguarda per esempio Pedro, mi sembrava che la sua vita fosse abbastanza, diciamo, come quella di un umano normale, la sua aspettativa di vita. E quindi Oden, che è un po' il classico personaggio, un po', diciamo, alla Fisher Tiger sotto certi aspetti, e non mi aspettavo nulla di meno. Scopriamo, ecco, che c'è un altro buco interessante in questo capitolo, anche se non è stato magari gestito registicamente in maniera perfetta da parte di Oda proprio a livello di tavola. Infatti questo passaggio del capitolo ho dovuto rileggerlo un paio di volte perché non avevo ben capito cosa stesse succedendo, cioè ovvero quando Kinemon spiega il come, diciamo, è stato ucciso Oden e cosa ha portato alla sua cattura, alla sua uccisione, e c'è praticamente un vuoto dove prima, ecco, raccontando le cose belle, Ruffy e gli altri ridono, se la spassano, poi c'è un passaggio a vuoto e poi le loro facce completamente terrorizzate, addirittura piangono, quindi diciamo che c'è ovviamente un buco, c'è un grosso buco di informazioni. Come sempre Oda, come dicevo all'inizio video, ci dice un tot e poi un altro tot ce lo nasconde, e quindi anche in questa saga, come era già successo in passato, noi lettori arriviamo a un punto, diciamo, dell'avventura dove sappiamo meno cose dei personaggi che stiamo seguendo, che stiamo guardando. Quindi ora Ruffy e gli altri hanno un tot di informazioni in più che noi lettori non sappiamo, e sulle quali ovviamente Oda giocherà alla grande con la, diciamo, scrittura dei prossimi capitoli, prossimi anche molto molto avanti. Quindi fatemi sapere un pochettino voi cosa ne pensate. Ora potrebbero partire le più disparate teorie su quello che effettivamente è successo e quello che Kinemon ha raccontato ai Mugiwara prima, appunto, per farli cambiare così tanto in poche vignette. E per il resto, ecco, capitolo sicuramente interessante, che lascia molti punti di domanda. Quindi sulla fine o non fine della mamma e della sorellina di Momonosuke, fatemi sapere cosa ne pensate. E lo stesso anche per quanto riguarda il discorso un pochettino pre-cattura e morte di Oden. Oltre questo, ecco, vediamo un pochettino quali sono le forze scese in campo, cosa che comunque già sapevamo, e scopriamo un pochettino quello che è il piano. Allora, il piano è quello di non scatenare una guerra civile, cosa che anche questa avevo detto nello scorso capitolo, vedendo appunto la popolazione della capitale che è dalla parte di Kaido e dello Shogun Orochi, il rischio di una guerra civile, effettivamente di un conflitto grosso tra anche civili, c'è. E quindi Kinemon e gli altri vogliono evitare questo. Per adesso vogliono semplicemente prendersi le teste, diciamo, dei pezzi grossi, quindi di Kaido, i comandanti, di Orochi. È come se fosse facile, parliamo tutta di gente, stiamo parlando di gente, di personaggi fortissimi, quindi sicuramente non è facile. Il potere dei Mink legato al fatto della luna fa sì che questo attacco venga fatto probabilmente di notte, come viene detto, quindi nella notte del Festival del Fuoco. Poi magari su eventuali Festival del Fuoco in Giappone faremo tutti insieme delle ricerche. Adesso questo è un video commento a caldo, quindi non ho cercato molto. E ecco, il fatto è che Onigashima è l'isola, appunto la parte di Wano dove si trova Kaido.
che a questo punto abbiamo la certezza è una zona diversa da quella dove si trova lo Shogun. Quindi i due nemici principali di questa saga non stanno insieme, e questo può aprire, secondo me, anche questo può aprire scenari interessanti. In ogni caso, il piano si svolgerà in due settimane che in One Piece sono un'enormità, sono un patrimonio di tempo, quindi può succedere chiaramente di tutto, anzi sicuramente succederà, e il piano non andrà ovviamente a buon fine come Kinemon ha pronosticato. Fatemi sapere un pochettino le vostre impressioni. Una delle variabili, penso, più importanti a questo punto potrebbe diventare Zoro, che si è già perso stranamente, anche qui una cosa nuova, ma che fa sempre, ci sta sempre. Quindi Zoro che si è perso e che sta, diciamo, si sta dirigendo a un porticciolo dove ci sono delle navi, piccole imbarcazioni, anche simili a quelle che vediamo nell'ultima pagina di questo capitolo. Quindi non dico niente, questa è un'illazione sparata lì. Zoro, non volendo, magari potrebbe prima degli altri entrare in contatto con Kaido, o magari con i suoi sottoposti più, diciamo, con i sottoposti principali. Quindi ho visto quelle barchette, un porto, siccome anche Kaido si trova su un'isola, tutto un sistema di trasporti con le barche eccetera, ho detto non è che adesso ho da... Per carità, fatemi sapere anche cosa ne pensate su Zoro e sui casini che potrà combinare, che sicuramente ne vedremo delle belle. Settimana prossima purtroppo c'è pausa, ma vi assicuro che potremmo rivederci prima del prossimo capitolo con altri video particolari. Non dico altro per il momento e mi limito, diciamo, a linkarvi il mio libro qua sotto, L'Uomo delle Pulizie, la mia pagina Facebook come sempre, e a salutarvi. Ai prossimi video. Ciao.